La sportiva Equilibrio Mike, come sono dopo 500 km di utilizzo? Si sono distrutti? Vediamolo insieme. Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlarvi di questi, la sportiva Equilibrio Mike, che probabilmente sono gli scarponi più venduti di questo 2024 e li vediamo insieme dopo 500 km di utilizzo. Se ricordate io li avevo provati ad aprile, mi ci ero trovato molto molto bene e da aprile in poi li ho affidati a mio padre per andare a farci trekking. Mio padre ha la fortuna di essere ancora giovane, ha meno di 60 anni ma è in pensione, quindi da questo punto di vista ha avuto un sacco di tempo per provarli in questi mesi. Per l'appunto ci ha fatto un sacco di trekking qua nelle nostre zone, Lecchese, Valtellina. Ci ha fatto una settimana sulle Dolomiti, 2 settimane a Livigno, quindi di chilometri ne ha fatti veramente tanti. E lui soprattutto li ha utilizzati sui terreni abbastanza tranquilli. Non è una persona che va a fare roba troppo complicata, niente ferrate, niente roba troppo per escursionisti esperti. Dunque, dopo questi 500 km più o meno di utilizzo, vediamo un attimo come sono messi. Iniziamo dalla suola, che mi ha veramente stupito, perché a rivederli dopo 500 km la suola è messa ancora molto molto bene. Di tassello ce n'è ancora, non si è distrutta. Devo dire che da questo punto di vista quello che poteva essere magari un piccolo difettino su dei modelli passati di casa Equilibrium è stato completamente risolto, perché davvero dopo un sacco di chilometri questa suola è messa ancora ancora bene. Soprattutto poi mio padre mi ha raccontato che si è trovato molto bene con questa suola in tantissimi contesti, anche ghiaioni eccetera, si è trovato abbastanza bene. Quello che poi mi piace è che nonostante questa qua abbia 500 km la si può utilizzare ancora per tantissimi altri chilometri, cioè volendo secondo me tra questa suola e magari una risuolatura si può benissimo passare 1000 km di utilizzo di scarpone. Questo, dato anche il costo degli Equilibrium quando li compriamo, è sicuramente un ottimo aspetto. È però da sottolineare che questa cosa è anche un po' soggettiva, dipende un po' anche come li avete utilizzati voi nel frattempo, perché se utilizzate più su roccia, meno su roccia, più su strade bianche, meno su strade bianche, ecco che il consumo potrebbe essere diverso. Lato intersuola, devo dire che io li ho provati settimana scorsa per rifarci un giro, vedere un attimo un po' come erano messi, e lato intersuola sono ancora messi molto bene. Questa soluzione poliuretanica che è messa all'interno proprio del tassello, devo dire che mi ha stupito soprattutto per la sua longevità, perché proprio per la sua costruzione non va a distruggersi così facilmente. Devo dire che a livello di comodità parliamo ancora di uno scarpone molto comodo, utilizzabile ancora per tante tante ore senza nessun problema. A livello di tomaia, devo dire che la tomaia è messa abbastanza bene. Questo anche qua dipende anche un po' come li utilizzate, però devo dire che nel mio caso è messa veramente bene. È sporca, è una cosa che ho notato già anche quando l'avevo provati, è che è difficile un pochino da pulire, nel senso che quando lo sporco, quando il fango si infila all'interno della tomaia, è difficile farli tornare come nuovi. Però devo dire che a livello di tomaia non ho strappi, ho giusto qualche filetto che è iniziato un po' ad andare in giro sull'attaccatura del laccio, dove il laccio è attaccato alla tomaia, qualche filettino sta iniziando un pochino a sgretolarsi. Però in generale anche a livello di tomaia è messo veramente molto molto bene, non gli si danno 500 km di utilizzo, quindi anche qua molto probabilmente dipende un po' dall'utilizzo, ma ci si può fare un sacco di chilometri. Stessa cosa anche per la membrana Gore-Tex che c'è dentro, non ci ha dato nessun problema, anche utilizzandola in questi giorni che ha piovuto dopo tantissimi chilometri è ancora completamente impermeabile. Quello su cui c'è da porre più l'attenzione, so che anche la parte che più vi interessa, è sicuramente il puntale. Qui diciamo che ormai si sa, la sportiva ha deciso di cambiare il puntale. Ma perché? Innanzitutto vi racconto i nostri come sono andati. Devo dire che anche i nostri hanno iniziato a rompersi. Non abbiamo avuto problemi grossi, per esempio un ragazzo mi aveva contattato qualche mese fa dicendomi che i suoi si erano completamente distrutti dopo aver fatto un trekking impegnativo. Noi non abbiamo avuto fortunatamente quei problemi, ma dopo un trekking fatto soprattutto in Valmasino con un po' di granito, anche a noi il puntale ha iniziato a scucirsi, ha iniziato a rompersi. E questa è una cosa che la sportiva ha voluto risolvere andando a cambiare gli scarponi. Tanto che questo tipo di puntale fatto in tessuto infatti non esiste più. La sportiva è andata a sostituirli, infatti negli ultimi mesi, non so se ve ne siete accorti, di Equilibrium Hike ed Equilibrium Trek non se ne trovavano più in giro, perché la sportiva li ha richiamati tutti quelli che erano in giro e ha deciso di sostituirci appunto i puntali.
Questo secondo me è stata un'ottima idea perché alla lunga anche noi abbiamo avuto problemi, appunto, non problemi enormi, però sicuramente non è mai bello vedere uno scarpone che hai pagato 200 passa euro rompersi. E da questo punto di vista, sicuramente chi li andrà a comprare da adesso in poi potrà comprare la versione nuova col puntale in gomma e questo problema non esisterà più. Se anche voi avete avuto problemi di puntali che si sono rotti, rivolgetevi dove li avete comprati, rivolgetevi alla sportiva con la prova d'acquisto e vedrete che sicuramente potrete far valere la garanzia. Ecco che questo probabilmente è stato veramente l'unico punto che veramente si è rotto, si è sfaldato, l'unico punto che veramente ha ceduto. In generale, poi, a livello proprio di scarpone, non ha nessun problema, cioè veramente non gli darei 500 km, è stato utilizzato, ma utilizzato bene. È uno scarpone col quale, adesso che soprattutto è stato cambiato il puntale, potrete sicuramente andare avanti per tantissimi altri chilometri. Devo dire che a distanza di mesi, soprattutto adesso che è stato cambiato il puntale, è stato messo in gomma, ve li consiglio ancora di più perché davvero come scarpone abbastanza tranquillo per dei trekking non troppo impegnativi, lui è sicuramente uno dei migliori che c'è ad oggi sul mercato. E devo dire che da questo punto di vista direi anche un bravo alla sportiva perché ha riconosciuto quello che può essere un punto negativo dello scarpone e ha deciso di cambiarlo in 448 dando assistenza anche a chi ha avuto problemi durante l'utilizzo. Dunque ragazzi, detto ciò, fatemi sapere se questo tipo di format, magari di rivedere un po' di scarponi a distanza di un po' di tempo, vi può interessare. Mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E la speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!